con coach Giorgio Salvemini. Coach, è arrivata una bellissima vittoria qui a Sant'Antimo, forse un'impresa, ma più che sottolineare, diciamo, quelli che sono gli aspetti tecnici o tattici della partita, sottolineerei l'animo di questa squadra che ha iniziato l'ultimo quarto sul meno 8 e poi la ripresa. Sì, oggi veramente i complimenti sono veramente tanti perché ti ringrazio di quello che hai detto, perché abbiamo fatto una partita di una solidità prima di tutto mentale, no? Perché siamo venuti qui contro questa squadra che era in un momento importante, con un talento tecnico e fisico e con un sistema di gioco veramente importante. Siamo stati bravi a rimanere sempre all'interno delle nostre regole, di quello che volevamo fare. Non abbiamo mai perso fiducia, anche quando tu hai detto benissimo, abbiamo chiuso il terzo quarto con due ingenuità, siamo andati sotto di 8. Invece lì siamo rimasti all'interno delle nostre idee, del nostro modo di giocare, e questa cosa ci dà grande, grande linfa e grande fiducia per il proseguo. È ovvio che questo campionato, come dicevo, quando sono arrivate delle sconfitte di fila, bisogna resettare e pensare alle partite che arrivano successivamente. Dobbiamo mantenere per coerenza la stessa linea anche in questo momento. Quindi la partita più importante è quella di domenica in casa contro Salerno. Quindi adesso ce la godiamo, però dobbiamo pensare alla partita in casa di Salerno, dove dobbiamo veramente ripetere un'altra grande partita, perché questo è un campionato di alto livello. E no, poi sono contento perché ho visto delle cose che mi sono tanto piaciute, ma soprattutto a livello proprio di fiducia nelle cose che facciamo. Ecco, questa è una cosa importante per noi, perché dobbiamo credere, dobbiamo fare le cose in una certa maniera. E oggi abbiamo avuto la prova che se giochiamo in questa maniera siamo ostici e nulla è precluso. Però torno a ripeterti: bravissimi ragazzi, bravissimo lo staff, un grandissimo complimento anche al nostro staff fisico. Perché i ragazzi stanno bene, perché i ragazzi si vede che stanno crescendo sotto tutti i punti di vista. Quindi oggi bravi tutti, però questo è un mondo dove bisogna riconfermarsi giorno per giorno. Quindi veramente pensiamo alla partita di Salerno in casa. Grazie, coach. Grazie a voi.